Un saluto al Presidente del Senato, al Presidente della Corte Costituzionale, al rappresentante della Camera dei Deputati, ai ministri presenti, a tutte le autorità e un saluto e un benvenuto molto cordiale a tutti, particolarmente ai nuovi Cavalieri del Lavoro, a coloro che hanno percorso 25 anni in questo Stato e gli alfieri del lavoro che oggi vengono premiati per il loro rendimento scolastico. Io sono molto lieto di continuare la tradizione di questa importante cerimonia, trovandomi davanti una platea con tante eccellenze, manager e imprenditori che fanno da traino alla nostra economia e rappresentano la qualità italiana nel mondo. Giovani diplomati di grande talento che, dopo aver concluso il ciclo di studi con il massimo dei voti, si misurano ora con le discipline universitarie e si preparano a costruire il loro futuro e insieme a tutti i giovani quello del Paese. Conferisce un forte significato a questa giornata riunire insieme, gli uni accanto agli altri, i nuovi Cavalieri del Lavoro e i giovani alfieri, selezionati per il merito. È decisivo per l'avvenire del nostro Paese promuovere questo patrimonio di capacità umane che lega insieme le generazioni. L'Italia può avanzare, può esprimere ancor meglio le proprie qualità, può superare le debolezze, ma serve il contributo di tutti. L'unità del Paese non è soltanto un dovere, è ragione di forza e di sviluppo, unità tra le generazioni. Vicinanza tra il mondo del lavoro e la scuola sono obiettivi cui non si deve rinunziare. Dopo una lunga crisi, in questi mesi abbiamo registrato dati incoraggianti di ripresa. Ne parlava poc'anzi il ministro Guidi. Anche le principali istituzioni finanziarie internazionali hanno colto questi nostri segnali di maggior fiducia, che tocca a noi adesso consolidare e rafforzare. È una sfida per chi fa impresa. Abbiamo bisogno di imprenditori che mettono in campo nuovi progetti, sappiano scrutare un orizzonte più ampio, sappiano investire. La ripresa rappresenta una sfida per tutte le istituzioni e per l'intera società, che continuerà ovviamente a esprimere, come è bene che sia, opinioni diverse e interessi diversi, ma ha bisogno, per la sua stessa coesione, che tornino a crescere le eccellenze e vengano colte le potenzialità dell'Italia. La crisi ha prodotto ferite sociali, ha allargato la forbice della diseguaglianza, soprattutto ha bruciato posti di lavoro. Produrre ricchezza per il Paese significa saper produrre lavoro. Il lavoro è il fondamento della Repubblica. Lo è ancora come 70 anni fa, quando i Costituenti scrissero l'articolo 1 della nostra Costituzione. Non è soltanto il primo dei precetti della nostra Carta, è l'elemento fondamentale che regge l'integrità della persona, l'uguaglianza nei diritti, il futuro di libertà dei nostri giovani. Certo, il lavoro è cambiato e cambierà ancora. Non dobbiamo aver paura delle innovazioni, anzi dobbiamo esserne artefici. Ma il lavoro resta il mastice di un corpo sociale. È il frutto e insieme il motore delle molteplici intelligenze, creatività, professionalità che imprenditori e lavoratori, istituzioni e servizi, scuole e corpi intermedi sono capaci di esprimere. Non ci rassegniamo al lavoro che manca.
Il lavoro da riconquistare è la priorità, a partire dal lavoro femminile e da quello per i giovani. Poc'anzi, il ministro Guidi e il presidente D'Amato hanno sottolineato il valore sociale e la dimensione etica dell'impresa, consapevole del ruolo che può svolgere e del contributo che può dare alla comunità in cui è radicata. Sono certo che quanti oggi ricevono questi importanti riconoscimenti per i meriti conseguiti avvertono più che mai l'urgenza di scommettere sul futuro del nostro Paese. Molto dobbiamo fare per essere all'altezza delle nostre ambizioni. C'è tanto bisogno d'Italia nel mondo. L'abbiamo avvertito anche all'Expo di Milano, che costituisce una prova tangibile di cosa siamo capaci di fare quando giochiamo con spirito di squadra. La qualità, il gusto italiano, il Made in Italy, sono frutto di una straordinaria combinazione tra impresa e lavoro, tra natura e società, tra storia e cultura. Le imprese italiane hanno buon vento alle loro spalle. Dobbiamo fare in modo che migliorino le condizioni sul piano amministrativo, fiscale, ordinamentale, perché possano esprimersi in modo virtuoso. Le imprese, spesso più piccole rispetto alle concorrenti di altri paesi, devono a loro volta favorire la crescita dimensionale e potenziare le capacità di ricerca e di innovazione, costruendo sinergie e collaborazioni stabili con le università e i centri di ricerca. Il vostro esempio può e deve essere di stimolo per tutti. Sono essenziali, sempre, ancor più per fare impresa, i valori di onestà, trasparenza, lealtà, responsabilità sociale. È doveroso rispettarli. E inoltre, se non si tiene alta la reputazione e la credibilità, si perde la fiducia dei consumatori e della collettività. Esempi recenti di dimensione mondiale ce lo rammentano. Le difficoltà poste sul nostro cammino rendono sempre più evidente che nessun paese europeo può risolvere da solo i problemi posti dalle crisi economiche, così come quelli delle minacce del terrorismo internazionale e degli inediti, epocali flussi migratori. Lo sanno bene gli imprenditori, a confronto con uno scenario sempre più concorrenziale su scala globale, che richiede il sostegno di istituzioni, regole e scelte politiche a livello continentale. Ne parlava poc'anzi il presidente D'Amato. La mancanza di unità nelle politiche dell'Unione Europea riduce il suo peso e il suo potenziale. Non c'è alternativa all'integrazione europea. Va rafforzata la governance dell'area euro, dotandola di strumenti comunitari e parlamentari e non soltanto intergovernativi. Ma oltre che nella dimensione finanziaria e nelle politiche di bilancio, vi è bisogno di più Europa anche in campo sociale e del lavoro. Occorre affermare pienamente un principio di solidarietà e di maggiore condivisione dei rischi, a livello europeo come anche all'interno del nostro Paese. È nostro compito costruire un'alleanza nuova tra maggiore capacità competitiva delle imprese e creazione di nuovo lavoro, tra sviluppo sostenibile e questione sociale, tra redditività degli investimenti e lotta alle povertà. Per l'Italia è essenziale ricomporre il divario tra nord e meridione. Il Paese non avrà vero sviluppo senza il Mezzogiorno. Bisogna porre in connessione indirizzi politici, azione amministrativa e slancio imprenditoriale per far ripartire l'occupazione e gli investimenti, soprattutto nel campo delle infrastrutture fisiche, immateriali e sociali. Il contributo della società civile, di ciascuno di noi, e ciascuno di noi è parte della società civile e il nostro sforzo è che tutti avvertano appieno questa compartecipazione. Il contributo della società civile, quindi ciascuno di noi, è decisivo a partire dalle loro azioni positive per affermazione della legalità,
Legalità e lotta alla corruzione sono condizioni irrinunziabili per la nuova crescita italiana. L'augurio che rivolgo a voi, alle vostre famiglie, è lo stesso che rivolgo al nostro Paese. Si sta aprendo una stagione nuova. Dobbiamo affrontarla con un di più di consapevolezza delle nostre risorse ed anche con un senso maggiore del bene comune. Vi sono cose che ci distinguono, che rendono vivace la nostra pluralità, ma prevalgono le cose che ci uniscono nel modello italiano. Prima di tutto, la responsabilità di pensare a un futuro in cui i nostri giovani possono raccogliere e far progredire l'eredità di chi li ha preceduti. Grazie, auguri ai cavalieri e agli alfieri.